Ciao a tutti, oggi altro video sulla prochina e vi faccio vedere questi due tipi di materiale ed è la marmorina cotto e la marmorina di Bruxelles, è tipo una ceramica, è bellissima. Queste sono polveri e vanno diluite con il 25% di acqua, cioè a seconda di quello che noi ci serve di questa polvere dobbiamo mettere il 25%. Esempio, se io uso 50 grammi dovrò mettere 12,5 ml di acqua e mi aiuterò con una siringa per quanto riguarda l'acqua e una bilancia per quanto riguarda la polvere. Ora vi leggo le modalità di utilizzo che c'è scritto dietro la confezione e c'è scritto stemperare la marmorina con il 25% di acqua, tempo di utilizzo dell'impasto 10-15 minuti, cioè vi dà il tempo comunque di lavorarla. Versate prima l'acqua in un recipiente e poi aggiungere la polvere fino all'assorbimento. All'inizio l'impasto può apparire, appare denso, mescolando energicamente acquista poi una buona fluidità. Colare la parte dell'impasto nello stampo in gomma, muovendo e far penetrare nei dettagli. Versare poi il resto a completamento. Far indurire per 30-40 minuti, poi sfornare e lasciare asciugare all'aria per 8-10 ore. Quindi vedete che rispetto ad altri materiali che abbiamo visto fino ad ora e che ho fatto i video, questo è quello che asciuga più in fretta di tutti gli altri perché vi dà 8-10 ore per il totale, per il prodotto finito. Bene, ora iniziamo e vi faccio vedere come fare. Io farò questo, farò uno con la marmorina cotto e uno con la marmorina di Bruxelles. Questo è uno stampo che mi sono fatta io con le gomme siliconiche sempre della Prochima, poi vi metterò il link. E questi sono sono dei medaglioni, diciamo. Ok? Ora vi faccio vedere come fare. Allora, per prima cosa facciamo la marmorina di Bruxelles. Quindi prendiamo, io mi sono munita di questo misurino, prendo il bicchiere dove metterò la marmorina. E abbiamo detto che io ho fatto uno stampo e ho fatto le prove, per ogni stampo ci vuole 50 grammi di questo miscela. Quindi metto 50 grammi e, come ho detto, prima va l'acqua e poi la miscela, quindi prendo quest'altro bicchiere e metto 12,5 di acqua, quindi ml di acqua, quindi mi e vedete lo metto in questo bicchiere e queste sono circa 12,5. Ora pian piano vado a versare il contenuto, mi prendo una spatola per miscelare e vado a mettere la mia marmorina. Vedete, l'impasto risulta durissimo. Poi mescolo.
Vedete che sta diventando già più morbida, non so se si vede. Continuiamo a mescolare forte, mi raccomando. Ora che si vede che è morbida, non so, lo vedete? Cioè si è ammorbidita. Vi garantisco che si è ammorbidita tantissimo. Ora prendo, vedete, si vede anche così. Prendo il mio nello stampo e vado prima di tutto a stendere bene in modo che prendano tutti i dettagli. Io vi garantisco, ho già fatto la prova e viene bellissima. Poi andiamo a mettere su tutto. Come ho detto, avete dai 10 ai 15 minuti, quindi tempo ne avete. Cerchiamo di non fare non fa nessuna bolla, perché altrimenti poi si vedrà nella nostra creazione. Vedete? Più mescoliamo, più si ammorbidisce. Ok, guardate, vedete com'è diventata liquida? Ora andiamo a versarla nell'altro stampo. Mettiamo dentro tutto. Ora aspettiamo 40 minuti che si asciughi, poi vi faccio vedere come è venuto e poi lasceremo altre 10 ore ad asciugare completamente. Benissimo. Bene, ci vediamo tra un po' e vi faccio vedere il risultato. A dopo. Bene, eccoci qua, pronti a togliere i nostri oggetti. Togliamo prima questo, allarghiamo bene lo stampo, togliamo prima questo ed ecco qua, vedete, questo non è venuto perfetto perché in alcuni pezzi mi sono rimasti le bolle d'aria. Quindi bisogna stare attenti quando mettiamo bene nello stampo, che sia dobbiamo assicurarci che venga riempito tutto bene senza bolle d'aria. Ora vediamo quell'altro. Mentre questo è venuto benissimo, vedete? Poi logicamente dobbiamo rifinirlo perché qui ha un po' di bordo e lo rifinisco con una... Bene, mentre una volta che è asciutto, questo qui l'ho tenuto per 10 ore, dobbiamo lisciarla. Quindi io uso questo tazzino qua,
ma potete farlo anche con la carta abrasiva. Io adesso lo faccio perché ho questa. Poi dopo con un panno dobbiamo togliere tutta la pasta, che dalla polvere che abbiamo fatto con l'attrezzino. Vedete? E questo. Bene, io spero di esservi stata di aiuto. Mettete mi piace, commentate. E noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao!